Oh, allora, Cadabrini, ciao a tutte! Siete pronti per un'altra giornata di archeologia? Bene, ma prima dovete fare le solite 5 cose, cioè mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati, spammarlo tanto e malissimo. Quindi, parliamo di archeologia. Vi ricordate l'immagine che vi ho mostrato nella puntata precedente? Nel finale ho fatto un piccolo zoom sugli operai, perché avevo detto che, insomma, erano là che lavoravano. Per chi se lo fosse perso, insomma, andate a vedere l'episodio precedente. E guardando quello zoom di due personaggi, non mi sembrava troppo sgranato, si vedeva abbastanza bene. E quindi ho deciso che oggi andremo nel dettaglio di quell'immagine lì. Andremo a vedere faremo dei piccoli zoom su quella immagine, andremo a vedere come lavorano queste persone, questi archeologi, questi eroi. E quindi andiamo al tema di oggi. La maggior parte delle volte un fossile è incastonato nella roccia. Per estrarre un grande dinosauro c'è bisogno di una grande squadra di gente. Le rocce di età diverse si stratificano nel corso del tempo. Le più antiche giacciono negli strati inferiori della Terra, profondamente celate. Più basso è lo strato, più antico è il fossile che esso contiene. I fiumi, a rapido scorrimento, erodendo la pietra, possono discoprire gli strati contenenti i fossili. Quello che vedete è il Grand Canyon degli Stati Uniti. I differenti strati appaiono come spettacolari bande multicolori. Tutto quello che sappiamo dei dinosauri, dall'aspetto fisico all'alimentazione, proviene da quanto gli esperti hanno scoperto nel corso dei loro scavi. Adesso, con 7 zoom, ti mostrerò passo dopo passo come avviene uno scavo. In questo primo zoom, quindi, vediamo un uomo su una ruspa e un altro che gli sta dando ordini. E voi direte: cosa cazzo stanno facendo? Dovete sapere che per far venire alla luce il fossile, talvolta bisogna far saltare tonnellate di roccia con gli esplosivi o ricorrere alle ruspe, ma soltanto gli strati sommitali vengono asportati, per non danneggiare gli scheletri fossili. E questa è l'immagine che abbiamo già visto l'altra volta, insomma, un uomo a petto nudo che scava con questi pantaloncini tutto bello sudato e la tipa, insomma, con la maglia canottiera, pantaloncini da uomo corti. Cioè, io continuo a sostenere che è più sexy l'uomo a questo punto. Ma perché l'uomo sta battendo? E non lo fa la donna, so che è brutto da dire, però cacchio, è così. Ma non pensate male, in un altro senso. L'uomo sta battendo per estrarre i fossili della terra senza danneggiarli. È necessaria la massima cautela. Per liberare le ossa dalla pietra che le imprigiona, gli esperti si servono di numerosi strumenti, quali martelli, tenaglie, persino trapani per dentisti. Abbiamo deciso di aprire un negozio di trapani a Trapani! Cosa sta facendo questa bella donzella in adorazione di un osso grande quanto il membro di Rocco Siffredi? Sta pensando al Rocco nazionale mentre lo passa su e giù con la spazzola? No. Esperti e laboratoristi solitamente fanno uso di spazzole morbide, che non provocano danni ad ossa tanto antiche. Quelle più fragili vengono trattate con adesivi per irrobustirle. Oh, cosa sta facendo questa bellissima biondina messa a 90 con la macchina fotografica? Appunto, sta facendo le fotografie. Non ci sarà il calendario Max dei dinosauri di quest'anno, ma le fa per un altro motivo. Perché prima di essere rimosse, le ossa vengono fotografate nel luogo stesso in cui sono state ritrovate, per spiacificarle anche in faccia a chi dice: ma i dinosauri non esistono, mettete voi le ossa.
Studiando la posizione in cui era l'animale e setacciando attentamente il terreno all'intorno alla ricerca di altri indizi, gli esperti possono trarre importanti notizie sulla sua morte e sulle sue condizioni di vita. Oh, ma cosa starà facendo questo bell'uomo con la spazzolina ancora nel muro? Beh, sta andando alla ricerca di nuovi indizi. Le rocce circostanti vengono sottoposte ad attento esame. Potrebbero infatti celare frammenti ossei dispersi dello scheletro principale o appartenenti a un altro animale, morto nei pressi magari. Cosa starà facendo questa coppia al tavolo con lei che continua a parlare, l'uomo che si è inginocchiato, disperato perché questa non finisce di rompere i coglioni? Beh, stanno cercando di ricostruire, ma non ricostruire il loro rapporto, ma ricostruire in un altro senso, perché ogni frammento viene numerato e registrato per aiutare gli esperti nel lungo lavoro di ricostruzione dello scheletro in laboratorio. È un'opera complessa e faticosa, ma di importanza fondamentale. E qua abbiamo la più bella di tutte, ma cosa sta facendo questa signorina con questo grande osso tra le gambe? Lo sta maneggiando con cura. Non pensate sempre male, ma dovete sapere che una volta estratte dalla terra, le ossa vengono avvolte con la carta velina, quindi ricoperte di bende gessate o protette da speciali rivestimenti in gomma piuma, per essere trasportate con la necessaria attenzione sino al laboratorio. E magari le porta proprio la signorina ultima che abbiamo visto in laboratorio. Ci sarà, come per magia, il rinnovo del contratto. Flash! Megalosaurus, nel 1824. Iguanodon, nel 1825. Hadrosaurus, nel 1858. Lo Stegosaurus, nel 1877. Il Diplodocus, nel 1878. Il Triceratops, nel 1889. Il Brachiosaurus, nel 1903. Il Tyrannosaurus Rex, nel 1905. L'Ankylosaurus, nel 1908. Il Pachycephalosaurus, nel 1943. E il Baryonyx nel 1986. Ovviamente questi sono solo quelli più importanti, sono anche stati scoperti altri, oltre all'86. Come ce ne sono anche altri di precedenti, ho preso una lista solamente dei più importanti. Quindi noi ci vediamo lunedì, è stata una settimana veramente eccezionale, a me almeno è piaciuta. Spero anche a voi, ci vediamo lunedì.